Migranti, Conte, il regolamento di Dublino è inadeguato, via libera per la Lifeline a Malta, sia la pistola per 4 italiani su 10. Il regolamento di Dublino va superato e non riformato perché non ci sono più dubbi che sia inadeguato a gestire flussi migratori. Lo afferma il Premier Conte parlando alla Camera in vista del Consiglio dell'UE del 28 e 29 giugno, illustrando la proposta italiana presentata domenica e sottolineando che solo il 7% dei migranti in arrivo sono rifugiati. Dopo l'incontro segreto a Roma tra Conte e Macron per lo sblocco del caso Lifeline con la ridistribuzione dei migranti e l'alta della Germania, in tarda mattinata la vicenda sembra avviarsi a conclusione. La Lifeline, con a bordo 224 migranti, ha ricevuto il permesso per entrare in acque maltesi e cercare riparo dalle difficili condizioni meteo. Cresce la voglia di sicurezza fai da te. Il 39% degli italiani è favorevole all'introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un'arma da fuoco per la difesa personale. Il dato è in netto aumento rispetto al 26% rilevato nel 2015, a dirlo è il Censis. È corsa contro il tempo in Thailandia per raggiungere il gruppo di 12 ragazzi e il loro allenatore di calcio rimasti intrappolati a causa del fango nella grotta di Tham Luang da ben 4 giorni. Le forti piogge che continuano a cadere hanno infatti impedito ai soccorritori di continuare le ricerche. Si sta ora cercando di trovare un'altra apertura nella caverna dopo che l'ingresso principale è diventato praticamente inaccessibile. E questa era la nostra ultima notizia. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adnkronos.com. Arrivederci dalla redazione web.